Siamo con Mister Iori al termine della partita Castellanzese-Rasa. Allora, Mister, innanzitutto complimenti a lei e alla sua squadra, protagonista di una vittoria importante su un campo difficile. Beh, diciamo che Castellanza, io ero già contento se veniva a fare un punto, ne ho fatti tre, forse voi eravate stanchi perché mi sembra che avete giocato giovedì, senza togliere i meriti alla mia squadra perché abbiamo aggredito, abbiamo cercato di non farvi giocare e poi come succede se crei magari dopo vinci, però mi dispiace per il Castellanza che magari si può rifare domenica prossima, oggi è andata così, noi abbiamo disputato una buona gara. Sono contento per i ragazzi perché anche sabato hanno buttato via una partita all'ultimo minuto e noi abbiamo bisogno, siccome siamo un gruppo giovane, di crescere, però se giochiamo diventiamo una squadra discreta, è chiaro che il nostro obiettivo è la salvezza, non è che possiamo credere in qualcosa in più, però se viene è tutto riguadagnato. E da parte della sua squadra, appunto, abbiamo visto anche un'ottima reazione al gol subito nel primo tempo. Appunto, cosa ci può dire su questo? Sì, perché io insisto, perché può capitare che magari prendi gol su un rigore che tu magari dici non c'è, però è calcio, quindi cosa faccio io? Se uno sbaglia, a parte che poi da dove ero io non ho visto bene, qualcuno dice che c'è, qualcuno dice di no, però ce l'ha dato, quindi devi essere, cioè devi capire che quando è così devi reagire subito. E già andare a riposo sull'1-1 è già stato importante, perché se andava a riposo sull'1-0 era già diverso. Comunque la reazione noi ce l'abbiamo sempre, poi è chiaro, essendo giovani commettiamo degli errori, però siamo andati abbastanza bene, sono contento per i ragazzi. Allora, infine, gli facciamo ancora i complimenti e la ringraziamo. Grazie.